non è presente con noi Michele Antonelli perché anche lui ha dei problemi di ADSL. Sembra che la DSL con il suo gestore non funzioni. Quindi chiediamo scusa, questa è una diretta, sono le 21:56 in questo momento, mi viene voglia di fumare. Bene. E quindi iniziamo, ci siamo soltanto per il momento il sottoscritto Saiuz, che forse è la prima volta che vedete online in quanto non usciva mai in video, e l'amico Alfredo Storia. Alfredo, saluta gli amici. Ciao a Ciao a tutti tutti da da Riccio, Riccio, sempre sempre più più incazzato. incazzato. Stasera Stasera notizie notizie al al volo volo prese prese dai dai giornali, giornali, dall'ANSA, dall'ANSA, e commentiamo un po' la situazione italiana e non solo italiana. Notizie belle, notizie brutte come tutti i giorni, si alternano nei media e cerchiamo così di chiacchierare un po' su questi eventi. Ok, Ok, a a te, te, Saiuz. Saiuz. Ti ringrazio, Alfredo, ti ringrazio. Allora, chiediamo scusa, è un po' la partenza così anche per questi problemi. Mi stavo cercando di accendere un toscano, ragazzi, niente di particolare. Allora, io partirei subito nel far vedere se riusciamo un filmato che mi ha fatto girare un po' le scatole. Il filmato della Polverini, del compleanno della Polverini, dove come al solito gli sprechi abbondano e dove tutte le persone a un compleanno privato, anche se il presidente, non so come si chiama, il governatore della regione, eccetera, Governatore. governatore, bene, grazie Alfredo, e questi si sprecavano le auto blu. Allora vi faccio vedere qualche minuto, forse qualcuno l'avrà già visto in rete. Questo filmato, però ci tengo perché fa vedere tutta una serie di un sali e scendi da queste auto blu. È molto carina la cosa. Thank you.
Bene, cari amici, come potete vedere, da questo filmato si è capito qualche cosa che questo qualcosa, che cosa, diciamo il malcostume continua e va avanti senza nessun problema per queste cose. Già interessante la musichetta di sottofondo, che ricorda molto i film muti degli anni 30-40, forse ancora prima, le famose comiche. E indubbiamente questa è una comica italiana, e si sta scoprendo in giro che è solamente una comica italiana, perché noi siamo forse il paese più divertente dell'Europa. Già ne avevamo parlato. Ci facciamo ridere addosso, diceva, no? Ci facciamo ridere addosso. Anche perché proprio l'altro giorno, penso che l'abbiamo commentato anche la scorsa settimana, ormai siamo rimasti l'unico paese in cui gli onorevoli, in cui non hanno nulla di onorevole, sfruttano i soldi dell'utente per le auto blu. Mentre nelle altre nazioni i livelli più alti del governo girano o in bicicletta o in autobus. Non è perché non abbiano i soldi, non è perché siano avari, è semplicemente perché hanno rispetto del cittadino, hanno rispetto dei soldi che gli sono stati affidati dal cittadino per il governo della nazione. Questa è la situazione dell'Italia, dove tutto è spreco, tutto è un buttar soldi. O come diceva il buon Bossi, a cosa frega se noi consumiamo i soldi provenienti dai fondo per i partiti, non sono nostri, ecco. Non sono loro, si vengono dati in gestione. Esatto, vengono dati in gestione, come il cassiere non può rubare dalla cassa della banca, deve gestire. Sarà la banca poi che ruba, questo indubbiamente, ma è solamente un tramite per gestire dei beni. Quindi oltre a tutte le ruberie, oltre a tutti i bunga bunga e a tutte queste cose made in Italy, l'unica cosa che facciamo ed esportiamo, perché tutto il resto viene dall'estero, dobbiamo anche subire la vergogna di rubare i soldi per le auto blu, che non sono delle Panda o delle 500. In certi cortei presidenziali si è visto anche girare delle Ferrari testa rossa. A te... No, ma cioè, su questo hai perfettamente ragione, cioè non è che... C'è poco da dire, ormai si sta discutendo tantissimo su questa cosa, sugli sprechi, eccetera, però io vedo che a fin fine, cioè, i partiti fanno sempre quello che vogliono. Io non è che ho qui la bacchetta magica per risolvere i problemi. Science Web TV, come Science Web Radio, hanno intenzione di parlare, non far dimenticare, far esprimere alle persone quello che vogliono dire. Purtroppo stasera non abbiamo avuto la possibilità di mettere una chat in modo da far interagire le persone con noi e poter vedere che cosa ci dicono, insomma, perché esprimere, diciamo, il proprio pensiero, ma questo lo faremo in futuro. Ormai ci stiamo organizzando, stiamo andando su una buona strada per quanto riguarda Science Web TV, questa tecnica di regia, cioè che non è così semplice. Però riallacciandomi al discorso, insomma, cosa possiamo fare noi? Cioè, noi possiamo dare tutti quanti il voto al Movimento 5 Stelle, potrebbe essere un'idea, per esempio, cioè alle prossime politiche mandare
a casa queste persone e diciamo esprimere un nostro voto per il Movimento 5 Stelle in modo da portare al Parlamento, portare al governo, diciamo, gente giovane che ha voglia di fare e soprattutto che in questa fase non ha mai rubato, perché in effetti non ha mai usato soldi pubblici per finanziarsi, anzi quelli che avevano avuto sembra che abbiano ritornato indietro, no? Mi sbaglio, Alfredo? Non sono aggiornato su questo. Comunque, il fatto positivo è che ci siano dei giovani, almeno non hanno ancora avuto il tempo di corrompersi, ed è già un grosso passo avanti. Sì, beh, è per questo. Ecco, come al solito mi arrivano sempre messaggi quando sto qua, o in radio, oppure questa volta per la prima volta sulla web TV. Un altro argomento, Ecco, mentre io l'amico se riesco a Rosazio, parliamo passare. giovani, rimaniamo nel campo dei giovani e parliamo di un giovane che è fra i più ricchi del mondo. Zuckerberg, l'ideatore di Facebook, sbarca in borsa ed è un boom colossale, più del 10% di incremento del valore. Facebook lo usiamo tutti, in Purtroppo, Facebook vero? si ritrovano 900 milioni di amici e cosa strana, no, cosa divertente è che con questi 900 milioni di amici Facebook è il terzo paese più popoloso del mondo, logicamente un paese virtuale, però ha 900 milioni, quasi vicino alla Cina, di abitanti. Ah, ha raggiunto la, cioè, scusami, ha raggiunto la Cina, insomma. Ha quasi raggiunto la Cina, esatto. Il boom che ha avuto in borsa è stato enorme, ha avuto un inizio di valutazione del 13%, che poi è leggermente, come in tutte queste occasioni, leggermente ridimensionato. Nei primi minuti il valore delle azioni è passato a più di 38 dollari ogni azione. Però È stato un boom notevole e quello che ha avuto più vantaggio è stato il cantante Bono, che nel 2009 aveva acquistato il 2,3% della società e con questo boom di borsa si ritrova a essere il cantante più ricco del mondo. Come solito esiste una legge fondamentale: chi ha i soldi ne fa e chi non li ha non ne fa. Questo indubbiamente. Eh beh, insomma. È una legge, è una, così, è una cosa topica proprio, non si può sfuggire. Indubbiamente Facebook è un evento nato nelle università americane, dove i ragazzi, ci sono due aspetti qua da dire, uno culturale, uno commerciale e anche uno sul suo futuro. Nasce nelle università per permettere di rintracciare in tutto il mondo gli amici dell'università. Quando ci si lascia l'università ci si perde, eccetera. E in America questo fatto è molto importante, quel ritrovarsi. Forse anche una recrudescenza della massoneria, a mio giudizio, quel ritrovarsi per poter insieme gestire del potere. Ma
non so, l'avrete visto in centinaia di film giovanilistici, quando gli alunni vanno a sfogliare gli album fotografici degli anni universitari. E il suo ideatore non ha fatto altro che portare questi album sul web, aggiungere delle informazioni e innescare questa bomba tecnologica che, come abbiamo detto, ha raggiunto i 900 milioni di utenti. Posso farti una domanda, Alfredo? Dimmi. Cioè, volevo chiederti, no, per esempio, tu, di questo boom, di questo, diciamo, è un social network, no? Usiamo questa parola che ormai è... Certo, in questo network. Questo social network, per esempio, io per esempio non amo molto Facebook, cioè amo più, non è per fare pubblicità, Twitter, mi piace più Twitter perché è più immediato, eccetera. Esiste questa nuova realtà di cui ne possiamo parlare. No, ma dire, però volevo chiederti, lo vedi in positivo completamente questo boom di Facebook? Ok. Io ho già scritto alcune elucubrazioni del riccio incazzato su Facebook. E possiamo un po' rispolverare quello che dissi allora. È, come ho detto prima, una bomba tecnologica. Indubbiamente quando è nato con degli scopi universitari nobili, dà la possibilità a chiunque voglia rintracciare degli amici di avere un mezzo tecnologico per fare questo. Però c'è da dire che con l'evoluzione di Facebook, con l'evoluzione della quantità di utenti che si è andati a immagazzinare, ha dato la possibilità di innescare dei controlli notevoli sulle persone. Noi inseriamo in Facebook la nostra vita intima, a parte i dati anagrafici, che quelli hanno un'importanza secondaria. Noi inseriamo all'interno di Facebook delle informazioni che riguardano la nostra vita privata. E siccome la vita privata di ognuno è molto interessante a livello merceologico e di marketing, Facebook è diventato una fonte enorme di informazioni marketing. Per cosa vuol dire? Che ci sono degli analisti che attraverso le varie pagine Facebook possono fare delle statistiche merceologiche per individuare i gusti della gente. Possono sapere a livello diciamo quasi subliminale chi sei, quindi il tuo orientamento religioso, il tuo orientamento politico, il tuo orientamento sessuale. Fanno una radiografia completa dell'utente. In più, dato che tutti si buttano a mettere informazioni, fotografie, dischi, eccetera, comprendere anche i gusti del mangiare, del bere, della musica, dei libri, eccetera. Quindi quello che una volta veniva fatto da degli uffici statistici a dei costi elevati, adesso le informazioni possono essere semplicemente prelevate da Facebook e utilizzate poi per gli stessi scopi. Parlavi di Twitter.
In effetti adesso tutti si stanno dirigendo verso Twitter. Se tu guardi anche sui giornali, i giornalisti prima mettevano normalmente l'indirizzo mail del giornale, non so, Tizio chiocciola l'Unità, Caio chiocciola la Stampa, eccetera. Adesso si sta invertendo la situazione e quasi e moltissimi giornalisti o comunque intellettuali e via dicendo usano degli indirizzi Twitter. Perché? Io non sono un utente, sono poco utente di Twitter. Innanzitutto è molto più veloce, è più semplice da usare, non è appesantito da delle foto o comunque da poche foto ed è molto più veloce. Comunque si possono mettere, perché su Facebook sì, puoi mandare anche link di filmati, che sappia, no? Qualcosa del genere. Certo, certo, ma adesso più che altro è usato per comunicazioni veloci. Quindi finché non nascerà qualcos'altro, mi sembra un buon passo avanti, diciamo. Certo. Per chiudere questo argomento, poi Soyuz ne tirerà fuori un altro dal suo cappello. In 30 secondi del primo giorno di Facebook in borsa sono stati scambiati 82 milioni di titoli e ogni titolo è $38, quindi è facilissimo fare il calcolo. Certo, quanto costa. Bene, adesso vorrei un attimo farti ascoltare, perché tu non puoi vedere in questa prima fase, certo, un incontro che c'è stato di giornalisti, di operatori della RAI riguardo alle perdite che la RAI sta facendo, cioè sta subendo, perdite, certo, sulla pubblicità. E lo mandiamo subito online, vediamo se riesco qua a mandarlo subito online e poi dopo riprendiamo la discussione, sempre se ci riesco, perché sta diventando una cosa. Ecco qua, sta partendo, chiedo scusa. Circa 10-15 milioni l'anno la RAI in pubblicità, e quindi è chiaro che perdere conduttori e perdere trasmissioni fondamentali e che hanno un ritorno di audience e quindi economico sta producendo un calo ulteriore rispetto ai valori medi di mercato.
Bene, caro Alfredo, ci sei tu, vero? Sempre. Certamente, sono qua. Non, Stavo guardando la prossima notizia da commentare. Sì. E questa è una cosa interessante della perdita della RAI, di cui sono molto felice, di questi tracolli, perché come sempre è una gestione godereccia, bunga bunga e via discorrendo. Indubbiamente, come sempre, si perdono gli elementi di valore, o più che altro gli elementi che non si sottomettono al diktat del Presidente. Questa è una cosa che è successa, se non era ancora sotto Berlusconi, giusto? Sì, purtroppo sì. Abbiamo... Quando interveniva in diretta a commentare e a dettare le proprie volontà. Purtroppo non erano mai le ultime, perché ce ne aveva sempre qualcuna dopo. L'Italia ha bisogno di giornalisti. Purtroppo la generazione dei Montanelli, dei Biagi, eccetera, è terminata, perché ha fatto il suo corso e come tutte le cose terminano. I giornalisti di adesso purtroppo non si possono chiamare giornalisti, o perlomeno intellettuali, perché leggono solamente le veline che gli passano, non è che abbiano una propria identità o la capacità di esprimere le proprie idee. È un po', sono tutti giornalisti alla oddio mio, non mi ricordo, non Bruno Vespa, è Emilio Fede, cioè ha sempre fatto ridere Emilio Fede e le sue inchieste che faceva sugli eventi che accadevano, che riguardavano il governo, dove stranamente tutti gli intervistati osannavano Berlusconi, non ce n'era uno che dicesse una cosa contraria. Questo è il giornalismo dei giorni attuali, ecco. Veline, non in senso di, come lo intendiamo noi, veline, no, non le veline, insomma, quelle lì che si vedono tutte discinte, nude. Ma come il famoso passaparola, le veline dei nostri tempi, Rosario. Ecco questo. Poi quando esce un giornalista che ha innanzitutto un seguito e innanzitutto la pensa in maniera autonoma, viene depennato dall'organigramma. Il potere è sempre stato così, e dal fascismo, e in qualsiasi situazione si è sempre ripetuta questa consuetudine dittatoriale, che chiunque la pensa al contrario viene defenestrato. Ma in questo caso proprio defenestrato, buttato dalla finestra, come dice giustamente la parola. Mi ricordo un aneddoto, nell'ultimo articolo che ho scritto col vaso di Pandora, in cui si parlava della situazione italiana e della situazione pre-rivoluzione francese, che sono due cose esattamente identiche, se lo andate a leggere lo scoprirete. Ci fu un ministro che propose una riduzione delle tasse, una maggiore equità nei prelievi fiscali, ma siccome in questo caso chi ci rimetteva erano le casse dei ricchi, fu semplicemente allontanato dal proprio incarico. Vedete, sono passati 200 e passa anni,
ma le tecniche di sopravvivenza del potere sono rimaste sempre uguali. Ma allora secondo te, no? Continua. No, no, dimmi pure. No, io ho finito. Cioè, il discorso è questo. La cosa che mi preoccupa, no? È che all'epoca, stiamo parlando fino all'anno scorso, c'era Berlusconi al governo e quindi, diciamo, come si vuol dire, faceva quelle espulsioni. Doveva coprire le magagne. Sì, no, diceva, faceva quelle espulsioni dalla RAI, come Biagi, Oltre Sartori, Luttazzi, eccetera. Ci ricordiamo le grandi espulsioni che ci sono state dalla RAI. Ma quello che mi ha fatto capire, chiedo scusa ai nostri videoascoltatori, che la prima parte del filmato era senza audio. Non ho capito perché era senza audio, perché quando l'ho ascoltato era l'audio fin dall'inizio. Comunque chiedo scusa per questo. Ritornando al discorso, il fatto è questo. Essendo la RAI pubblica, ok, ma quella che capisco io dipende dal, diciamo, dal potere politico in questa fase qui, no? Cioè, in effetti sì, è il potere politico che poi gestisce tutto, cioè nel senso nomina i presidenti, i direttori del TG, insomma fa tutte le cose, no? E secondo te cosa bisognerebbe fare per, diciamo, riportare la RAI ad essere pubblica? Perché innanzitutto, quando c'erano i partiti politici veri, cioè ADC, PC, PSI, che erano partiti politici che avevano oltre una cultura alle spalle, ma anche una formazione politica molto profonda, perché c'erano le scuole di partito, se ne parlava anche con Michele Antonelli, con Maurizio Minardi, l'ultima volta, per questo discorso, ma che aveva, cioè, la RAI bene o male veniva comunque salvaguardata. Sì, c'era lo strapotere della Chiesa, perché c'erano cose che non si potevano mandare in onda, eccetera, queste qui restavano. Però non si era mai arrivato a una dittatura, tra virgolette, come c'è adesso in questo volenti o nolenti, sì, ho capito. Volenti o nolenti, noi siamo sotto una dittatura, non si può scappare. Esiste una dittatura di fatto che segue delle regole, tutte le dittature seguono delle regole. Innanzitutto un totale distacco del potere dal popolo, questo è indispensabile per una dittatura. L'uso massiccio dell'esercito, anche questo è un altro fatto, come vedete, come vi state accorgendo, amici, in qualunque forma di espressione libera interviene l'esercito, e questo è una cosa allucinante, è fuori dalle grazie di Dio, una cosa. Stamattina vi racconto un piccolo aneddoto. Sono andato a fare delle analisi per la patente, per il rinnovo della patente, avendo il diabete, c'è tutta una trafila da fare per poter avere la certificazione per guidare, quando poi possono guidare gli ubriachi, i drogati e tutta quella serie di persone lì, va bene. Siccome ho aspettato quasi un'ora il mio turno, ero seduto di fianco a una signora lì nella sala d'attesa, che avrà avuto penso una settantina, ma forse ancora di più, 75 anni, comunque ben portato. Non ho mai trovato una persona così incazzata nella mia vita. Il riccio incazzato è roba, è acqua e sapone proprio, ma d'una violenza. E c'era un'altra signora ancora più anziana, penso che arrivasse agli 80 anni, ancora molto molto lucida, e parlavamo di questo intervento del continuo dell'esercito a sopprimere e a reprimere, due parole che bisogna sempre ricordarsi, si diceva una volta anelito di libertà, nei libri pre-guerra si diceva così. E in effetti confermano che
anelito di libertà. Anelito di libertà, sì. Libertà. E in effetti loro confermano, avendo vissuto sotto il fascismo, che tutti questi atteggiamenti, sia del potere, sia dell'uso dell'esercito e della repressione e della censura, sono tipici di quel periodo. Quindi, come sempre, non abbiamo fatto un passo avanti. Anzi, sembra che stiamo un po' tornando indietro, no? Perché c'è una certa reminiscenza, non solo in Italia, ma anche negli altri paesi. Vedi, per esempio, il partito nuovo in Grecia, che è xenofobo, sì, eccetera. L'ho visto per servizio pubblico un'intervista, insomma, di uno dei candidati. Addirittura si parlava che per entrare al Parlamento greco marciavano questi qua, insomma, per far capire un po' com'è la storia, insomma. Il fatto, certo, di nascondersi dietro il dito, secondo me la cosa, cioè, io non riesco a capire la gente come li voti, questo, cioè, come possa essere una cosa del genere. Ma c'è un discorso da fare, Rosario. Questa gente viene votata con la V maiuscola o viene, come si dice, scelta con, in maniera segreta e poi dopo viene presentata come votata? È un discorso un po' faraginoso. Comunque, sono realmente votati o messi lì dal potere, punto interrogativo? In Grecia sono stati eletti dal popolo, hanno preso dei voti, è quello che mi risulta, no? Sì. E in Italia, cioè, abbiamo qualche cosa, insomma, del genere, insomma, perché non è che, però, non ci sono si presentano alle elezioni, non vengono eletti, non vanno al Parlamento, tipo Forza Nuova, credo, una cosa del genere, si sia presentato. Sì, questo indubbiamente. O altre cose del genere, però... Cioè, io odio qualsiasi estremismo, per l'amor del cielo, non è quella che mi interessa l'estremismo. Cioè, certo, con ragionamento di capire come affrontare un determinato problema. Ma qui il problema non si può risolvere. Si parlava di Rai, appunto, ritornando alla Rai, cioè questo problema non si può risolvere perché chi ha il potere dei media, cioè, ha i voti, non c'è niente da fare. Cioè, mi ricordo all'inizio, quando Berlusconi si ripresentò alle elezioni, addirittura tutti quelli che lavoravano in Mediaset facevano uno spot pubblicitario pro Berlusconi, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Addirittura anche la signora dalla chiesa, insomma, fece questa canzone, che ci rimase, insomma, poi fratelli. E d'altronde mangiavano in quel piatto. E come si suol dire, non si sputa sul piatto che si mangia. Cioè, quello è il problema. Un paradosso, insomma. E fortunatamente una parte non è riuscita di portare il Parlamento, insomma, gente di malaffare, cioè, nel senso, malaffare tra virgolette, perché tu ti ricordi che qualcuno vuole fare eleggere anche determinate persone che non c'entrano niente a che vedere con la politica in se stessi. Esatto. Perché politica, vabbè, è una bella parola, insomma, è il partito che sono i partiti, poi dopo, che sono brutte parole per questo. Però per no, la politica, cioè, secondo te, se fosse passato, no, quel discorso che aveva fatto Santoro, no, lui direttore generale e Freccero non so che cosa, oppure il contrario, lui presidente, Freccero direttore generale, eccetera, sarebbero riusciti a cambiare qualche cosa, avendo comunque i partiti che sono lì, che governano la RAI? Oddio, non ho capito bene la domanda. Cioè, quello che volevo dirti, metti caso, no? Sai che sì. Santoro e Freccero hanno presentato il loro curriculum, perché dicevano, per entrare nella RAI c'è bisogno presentare il proprio curriculum, cioè non bisogna essere portati lì dal partito, perché sono i partiti politici che li portano. Ma mettiamo caso che avessero accettato questo curriculum di Santoro, di Freccero, eccetera, sarebbero andati lì. Ma secondo te avrebbero potuto fare qualche cosa? Cioè, avendo non comunque credo la RAI governata e controllata dal potere politico? Non credo. Perché penso che la struttura di questi media sia piramidale,
il potere politico in alto che guarda con l'occhio di Dio, e sotto la RAI e sotto gli altri, quindi sarebbero perlomeno sempre controllati. Cioè, al giorno d'oggi è molto difficile riuscire a comprendere questi limiti. O fai delle cose a livello personale, o devi sottometterti a chi ti paga. Perché non esistono gli intellettuali. Cioè, io sono sempre stato dell'idea che, morto Pasolini, gli intellettuali sono finiti. Non c'è più il concetto di intellettualità. Innanzitutto perché l'intellettuale deve avere della cultura. Quindi, in questo trancio di secolo la cultura sta morendo. Per una scelta politica sta morendo, Cioè, non pensiamo perché i ragazzi non vogliono studiare, perché sono ignoranti, eccetera. A mio giudizio, la morte della cultura è semplicemente una strategia del potere. Non cambia la questione. Perché, come proprio parlavo stamattina con queste anziane signore molto agguerrite, che denunciavano questa assoluta mancanza di cultura nei giovani, che solo pensano alla televisione, alla PlayStation, a Facebook e a tutte le tecnologie, e anche al fatto che questi sono abbandonati dai genitori alle tecnologie per pigrizia, perché non esiste più l'immagine del genitore propositivo, esiste solamente l'immagine del genitore che vuole scaricare i propri figli da una tata. La tata costa meno la televisione, in definitiva. Quindi tutti questi, e poi parliamo con qualunque professore, qualunque insegnante, ce lo sa dire, concorsi non ce ne sono, licenziamenti in tronco da parte di chi fa il suo dovere. Cioè esiste tutta una trafila burocratica per impoverire la cultura, mentre in tutte le nazioni civili la cultura è la prima cosa, è il primo investimento che si fa per produrre un PIL, per produrre un guadagno della nazione, perché la cultura produce denaro, non c'è niente da fare. In Italia, che nessuno capisce, dato che i politici vengono dalla televisione, dai nightclub, ci sono gli igienisti dentali, insomma ci sta un po' di tutto, ci sta un po' di tutto, ma nessuno è politico, perché io e te, Rosario, che non siamo più tanto giovani, abbiamo vissuto il periodo degli Andreotti, degli Almiranti, dei Berlinguer, dei La Pira, dei La Malfa, ma La Malfa padre parlo, Sì, ovviamente. Erano tutta gente che aveva alle spalle una laurea, una cultura, casomai anche genitori politicamente impegnati, e quindi non si inventavano quello, dopo ne parleremo di questo fatto, non si inventavano leggi o emendamenti o così, perché alla notte avevano mangiato, la sera prima avevano mangiato pesante e avevano dormito male di notte. Questo è il problema. In effetti, guarda che insomma, dimmi cosa mangi, vedrai che cosa proporrò domani. Perfettamente, questa è la realtà. È così, non si scappa. Non è, certo, no, ma perché, scusami, mi è venuta in mente una cosa, no? Cioè, se ti ricordi quando c'è stato il fatto
Rubacuore, la, no? C'è la figlia di Mubarak, la nipote, scusami, la nipote di Ah, Mubarak. Sì. C'è un parlamento, da parte del parlamento, vota che crede che quella era la nipote di Mubarak, no? Allora, ma è normale, cioè, capire, ma è normale. Il nostro parlamento, parliamo di un, è tutto pressappochismo. Parliamo della polizia. Capisco le difficoltà in cui vive il settore indagini. Non hanno i soldi per comprarsi la benzina, non hanno soldi per qualsiasi cosa gli possa servire per svolgere il proprio lavoro, lo capisco. Però che in caso di sparizione di una ragazza, cosa è successo nel nelle Marche, un cadavere rimane 17 anni in una chiesa e nessuno lo scopre, è una cosa indegna, è una parola gentile. Non pretendiamo di fare le indagini come si vedono nei telefilm americani, che da un capello ti scoprono subito il colpevole, ma almeno indagare. Sì. Almeno quello, e non quando, come si dice nella lingua poliziesca, quando l'ambiente è freddo, cioè che ormai tutti i rilevamenti sono fatti così un po' alla boia di un Giuda perché è passato del tempo. È questo che crea dei problemi, è questo. Il pressapochismo. Ma se non lo faccio oggi lo farò domani, tanto chi se ne frega. È questo. Andiamo avanti, Rosario. No, volevo ricordare agli amici che ci stanno guardando in questo momento, sono le 22:43 secondo il mio computer, Sì. State guardando una puntata dal vivo, una diretta su Science Web TV. In questo momento siamo presenti Alfredo il Riccio Incazzato, il nostro scrittore di post, diciamo, agguerrito sul blog che è www.sciencewebradio.net, e il sottoscritto Science. E dovevano esserci con noi anche altri amici, Michele, Maurizio e Gianluca, ma purtroppo per problemi tecnici non sono riusciti a partecipare, chi per problemi di banda di ADSL, chi per altro, insomma ci sono stati questi problemi, e quindi è così. Avevamo già annunciato questa diretta, quindi io e Ricci Incazzati ci siamo sentiti in dovere, insomma, oltre che il piacere di fare questa diretta, cambiare quattro chiacchiere tra di noi. Spero la prossima volta ci siano anche questi amici, e soprattutto riesco a far interagire con noi le persone, o a porre domande o a esprimere giudizi, insomma a esprimere il proprio pensiero. Volevo ricordare l'indirizzo email, per esempio, per chi volesse contattare Alfredo, Riccio Incazzato, può mandare un'email a riccio.incazzato@science.com. Chi invece vuole scrivere a Gianluca, Gianluca si interessa molto di musica, essendo un musicista oltre che attore, e segue, anzi crea la trasmissione su Science Web Radio che si chiama The Rock Band History. Ecco, chi volesse contattare Gianluca può mandare un'email a gianluca@science.com. Chi invece vuole scrivere o a Science Web TV o a Science Web Radio può farlo mandando un'email a info@science.com. Cioè, mi sentivo di dare questi dati a Fredo. No, hai fatto benissimo, hai fatto. Anche perché non riesco a interagire con la console per bene, e quindi poterli mandare in sovraimpressione. Comunque qualcosa in sovraimpressione sta andando, non ti preoccupare. Bene, ritornando a noi. Si parlava di Rai, cioè ci eravamo fermati alla Rai, poi ci siamo andati un po' oltre, no? Nella politica dei nostri certo. eccetera. Ma la cosa che mi preme è la Rai. Perché mi preme la Rai? Perché è uno strumento fortissimo di propaganda
politica, cioè nel senso che chi ha il potere sfrutta questo strumento per i propri scopi, cioè farsi pubblicità in modo che la gente... Non parlo dei canali privati, i canali privati possono fare quello che vogliono per semplice motivo, perché sono privati, vivono di commercio, hanno dei padroni e quindi vanno avanti. Ma la RAI no, i padroni della RAI siamo noi, i cittadini, il popolo italiano. E il fatto che questi politici vengano eletti con delle elezioni, anche se diciamo sono libere, anche se poi ci sono tanti imbrogli, perché vedi queste ultime elezioni ci sono stati un po' di casini, no? Si arrogano, si può dire, il diritto di diciamo di comandare la RAI e di fare quello che vogliono, questo non lo accetto. Io amerei vedere una RAI che va in concorrenza con gli altri canali, ok? Però non sul fatto della pubblicità, cioè che deve accumulare quanto più pubblicità possibile per poter guadagnare, perché se c'è un canone siamo noi che paghiamo la RAI, no? In fin dei conti c'è una tassa che si paga la RAI, ma che questa RAI ci desse qualche cosa di diverso da quello che ci danno i canali privati. Esatto. Cioè era nato adesso il terzo siamo... canale che doveva essere regionale, era nato il secondo canale, c'era il primo canale, invece già da subito i canali si erano spartiti i partiti di chi doveva comandare i TG di quei canali. Cioè, cosa pensi? Non sarebbe opportuno che la gente incominciasse a rispondere su questa cosa? Indubbiamente il problema è quello che tu hai detto. Il livello estremamente, poi andiamo avanti fino a mezzanotte, a dire estremamente avvilente dei programmi della TV. Innanzitutto la TV non fa programmi originali. Parliamo per esempio di tutte queste cose che fanno impazzire, i quiz e il Gran Fratello e l'Isola dei Famosi, e sono tutte scoppiazzature di programmi esteri che noi paghiamo, perché dobbiamo pagare i diritti di acquisizione, questo è logico. I quiz, poi non esiste un quiz che sia originale, cioè pensato, realizzato da produttori italiani. Tempo fa, adesso purtroppo la mia memoria non è più come quella una volta, intervistarono un uomo di spettacolo, adesso forse mi verrà in mente, che aveva proposto un programma di quiz alla TV che era finalmente originale, cioè non era la copertura, la riscrittura di programmi già esistenti all'estero. Logicamente lo bocciarono, perché conviene di più andare a comprare un prodotto che realizzarne uno. Però è da dire una cosa che ho notato ultimamente: dato che io odio la violenza e la TV al 99,99% è solo violenta, mi piace guardare i cartoni animati dei bambini, almeno mi rilassano. E ho notato qualcosa del Riccio Cazzato, dai. E ho notato invece che si sta sviluppando una notevole produzione di cartoni animati made in Italy proprio. E questo almeno è un fatto positivo. Cioè, in effetti noi in Italia c'è tutto un mondo, cioè, di cinema italiano, eccetera, anche perché il cinema italiano ultimamente non è che fa grandi cose. Ma ultimamente io non lo vedo, non lo guardo, a parte che sono quasi 10 anni che non vado al cinema, quindi non sono molto aggiornato. Comunque leggo sempre le cronache
del cinema, dicono che è molto valutato, è molto rivalutato il cinema italiano, specialmente sulle tematiche sociali, e sta avendo un grosso successo di pubblico. Certo, è avvilente la serie dei cinepanettoni, quello indubbiamente è una palla al piede della cinematografia italiana, che non sono i film di Fantozzi, che almeno volevano dire qualcosa, dato poi che Paolo Villaggio è uno dei pochi intellettuali rimasti della vecchia scuola genovese. E invece queste cose, che sono solamente un assemblaggio di barzellette o cose di questo genere, sono assolutamente avvilenti. Cioè, in effetti è così. In più, noi abbiamo, ci sono due o tre trasmissioni interessanti, tra cui e di utilità. Lasciamo stare Forum, che è un baraccone indescrivibile, quello di Rita Dalla Chiesa, e c'è Chi l'ha visto, che è interessante, e Quarto Grado, che può essere interessante, anche se ormai la zuppa è sempre la stessa, la gente sparisce, nessuno la vede. Interessante è stata l'altro giorno la puntata di Chi l'ha visto, in cui si parlava di Emanuele Orlandi, un altro scandalo vecchio, italiano. Un altro scandalo italiano in cui il Papa sa tutto, il Vaticano è aggiornatissimo e sa tutta la storia dall'A alla Z e la copre. Addirittura, quando si è parlato del caso di Emanuele Orlandi, purtroppo non l'ho visto perché ero di servizio, quindi non potevo, ero in un posto dove non si riusciva a vedere la televisione, e hanno ricevuto la presentatrice, una presentatrice molto brava, di cui come sempre non ricordo il nome, e ha ricevuto in diretta la telefonata di un mafioso che era la presentatrice, la Ciarelli, là. Che l'ha coperta di insulti. Questa sì. È l'Italia. Questa è semplicemente l'Italia, dove esiste libertà di parola, ipotesi di libertà di parola, in cui i mafiosi possono insultare chi sta facendo un servizio pubblico, in cui un presidente del Consiglio può pilotare le trasmissioni come gli pare piace. Questa è la libertà. Cioè, il vecchio presidente del Consiglio, quello di prima, o credo che anche prima. Mario Monti, il nuovo presidente del Consiglio. Vabbè, vedremo come andrà a finire. No, la cosa più sconvolgente di quello che definiscono massone Monti è l'atteggiamento che ha avuto dei suicidi degli imprenditori, che ha detto semplicemente che lui non frega niente. Questo è l'atteggiamento di un presidente degli imprenditori gliene fregherà niente, però delle banche sì. Vabbè, è logico, se no come fa a mettere a posto le proprie pedine. Va bene. Volevo mandare un altro filmato, che è quello sulla Germania. Sai che c'è stato quei sit-in, quelle manifestazioni sotto la BCE, no? In Germania. Certo, poi è stata la polizia, insomma, ma al solito ha creato barriere per non fare vicinaggio. Addirittura si parlava di pullman fermati molto prima, insomma, per non farli partecipare alla manifestazione. La solita sceneggiata. Mando sto filmato, vediamo cosa ci... sperando che l'audio vada bene questa volta, e poi dopo ritorniamo e facciamo l'ultimo passaggio per chiudere. Ma è un'ora di trasmissione. Ok, sono 56 sono.
Bene, caro Alfredo, cioè tu non hai potuto vedere il filmato, comunque, comunque. Cioè, è un filmato abbastanza carino perché fa vedere come la polizia, cioè la gente con delle, diciamo, non so come spiegarmi, insomma,
hanno sporcato la polizia di pittura, di vernice, insomma, che cos'era quella roba lì, no? E la polizia andava lì, li tirava di peso da terra, da questo sit-in, e li spostava, insomma, cioè, se fosse stato in Italia avrebbero caricato con manganelli, molotov e cose, e avrebbero detto che c'erano gli anarchici, bezzo, eccetera, insomma. Ma la polizia, questo filmato, abbastanza tranquilla, cioè nel senso che li tirava su, avevano questi ordini, eccetera. Ma qui dimostra una cosa che è fondamentale, secondo me, questa cosa, che qualsiasi cosa tu fai per combattere, diciamo, per combattere, per protestare, qualsiasi paese dell'Unione crede che sia così, non solo in Italia e in Germania, cioè subito ti vietano le manifestazioni e ti fanno intervenire la polizia, insomma, subito per sedare le Vabbè, ormai è diventato un modus operandi, come si dice. In Italia, diciamo, ormai è diventata una cosa che non, insomma, che fa schifo, perché, insomma, si vede nelle ultime manifestazioni che le cariche della polizia, quelle che sono state, anche se poi ci fossero state veramente questi cosiddetti anarchici, eccetera, no? Perché poi, ma comunque, anarchici, vediamo semplicemente il problema del TAV su in Alta Italia, della TAV. Della TAV, sì. Esatto, adesso se ne parla più. Non so perché. I medici se la sono dimenticata, ma anche qualcun altro si è dimenticato della TAV, quando sempre, perché prima si trovava anche sul Fatto Quotidiano, si trovava sempre qualcosa sulla TAV, eccetera. Mi piacerebbe sentire qualcuno della TAV e portarlo in trasmissione per sentire cosa stanno facendo, perché onestamente da quant'è che non si sa più niente della TAV? Un bel pochino. Un'altra cagata all'italiana, quella lì. No, il discorso della Germania è interessante. Io non sono molto pratico, però due o tre appunti. Innanzitutto, la Merkel ha perso le elezioni, le ultime elezioni che ha fatto, le ha perse. E prima di tutto, lei e i partiti limitrofi, quelli sotto la sua giurisdizione, chiamiamola così. Secondo, non riesco proprio a capire il motivo vero per cui la Germania deve comandare l'Europa. Questo non lo capisco. Deve dettare legge economica sui paesi europei e estraniare o annettere un paese secondo che si sottometta al potere della Germania o lo contesti. Questo non riesco a capire. Tu ne sai qualcosa di più, Rosario? No, io ho seguito un po' la cosa, ma insomma, onestamente, se l'Unione Europea parte dal presupposto, se si chiama Unione Europea, ci sono tanti stati che compongono questa Unione Europea, cioè la decisione dovrebbe essere presa unanime. Unanime, cioè, non ci nascondiamo dietro un dito, perché la Germania è quella che ha un po' l'economia che galoppa adesso, no? Anche se c'è sta benedetta crisi, però sembra che quella, insomma, che vada meglio, no? C'era insieme alla Germania, c'era anche Sarkozy, ma Sarkozy ha perso le elezioni, e adesso c'è Hollande, quindi Hollande, insomma, vuol cambiare qualche cosa sempre. Staremo a vedere quello che faranno. Però la cosa che mi fa ridere è che, cioè, esiste un Parlamento europeo, esiste tutto sta baradanna che è stato messo su, che ci costa non poco, perché costa qualche cosa questo carrozzone, però mi piacerebbe che fossero tutti gli stati a decidere il futuro. Uno che fa il cattivo e il buono a te. Voglio fare un appunto divertente sulla cosa. Un aneddoto che comunque di cui ho già scritto. Uno dei partiti limitrofi, o comunque sotto l'ala protettrice del primo ministro, adesso, ha pensato
fatto bene di introdurre nella scuola, nelle scuole tedesche, non so a che livello, comunque penso certamente medie e superiori, la Bibbia di Hitler, il Mein Kampf, l'autobiografia di Hitler, commentata però. Loro hanno detto che questa sarà commentata. Bisogna vedere come verrà commentata. Ecco, esatto. Comunque, a parte che la percentuale di nazischin e di nazisti in Germania è ancora elevata, non credo che sia proprio una soluzione ottimale per dimenticare cos'è stata la Germania fra le due guerre. Comunque, loro hanno preso questa decisione, si vedrà se ci sarà un incremento di nazismo, che comunque il nazismo è sempre sotto le ceneri, come è sotto le ceneri in America anche, che è un male che non riescono ancora a estirpare. Io penso che possiamo terminare le nostre quattro chiacchiere. Benissimo, cioè, va bene. Chiediamo dimmi. No, sperando che qualcuno ci abbia ascoltato e sperando un po' che qualcuno prenda la tastiera e ci scriva, ci dica il suo parere. Su questo ne parlavo anche con Gianluca. C'è una certa soddisfazione, c'è, perché gli amici ci seguono, sia su Science Web TV che Science Web, certo. Perché anzi voglio ringraziare tutti gli amici follower che sulla piattaforma dove ci poggiamo, si chiamano follower quelli che mettono mi piace, no? Questa emittente sarebbe il mi piace come su Facebook, capito? E dove stanno aumentando costantemente, e quindi vuol dire che qualche cosa, insomma, di buono stiamo mandando in onda anche noi, insomma. Speriamo, ecco, noi ci mettiamo tutto l'impegno. Però invogliare, insomma, dire a queste persone che di scriverci, farci sapere la loro opinione, insomma, darci qualche proposta, insomma. Mandarci a fanculo, diciamo, come dico anche spesso in radio. Ma questo l'ultimo libro di Bea proprio parla di questo, del culo e della politica. Ho letto semplicemente una, però non ho approfondito il tema. Lei dice certamente una cosa molto, esistiamo, siamo governati da un popolo di facce da culo, e su questo penso che nessuno possa contraddire Bea sul tema del suo ultimo libro. Dopo, se riesco a trovare qualche altra notizia, casomai ne parleremo. L'ultima notizia, però tu hai parlato di Grillo, sì. All'inizio, a Budrio, qua vicino a Bologna, dove c'è una lega, dove c'è, penso che sia amministrata dalle 5 Stelle, Grillo senza freni, a Budrio perdiamo perché le cooperative comprano voti. Accuse pesantissime del comico nel comizio che chiude la campagna elettorale della cittadina alle porte di Bologna. Ah, perché c'è il ballottaggio lì? Sì, penso di sì, adesso non ho... Sì, perché si è fatta la conclusione della campagna elettorale. C'è il comunque, la politica italiana ha un pregio meraviglioso, proprio incredibile, non si assume mai le colpe. Questo è vero. Anzi, è impossibile. Sì, c'è una nuova parola, a mia insaputa. A mia insaputa. non mi avete capito. Non mi avete capito. Queste sono le due escamotage. Chi è D'Alema che dice questo? D'Alema dice non mi avete capito, qualcosa del genere, no? No, ma tutti
tutti, quando qualcuno contesta quello che dicono, subito non mi avete compreso, non mi avete capito. Ma scusa una cosa, il politico deve conoscere innanzitutto un aspetto della filosofia fondamentale, l'oratoria, la capacità di parlare. E di farsi comprendere. E di farsi comprendere, se no non sono politici. A questo punto abbiamo chiuso il discorso. Bene. Io vi saluto, vi ringrazio tutti, continuate a leggere le sciocchezze che scrivo sul blog. E passo la parola a chiudere a Rosario. Mi raccomando, appunto, volevo proprio. Mi raccomando, cercate di scrivere a Ricci Cazzato, far sapere il vostro parere. Allora ricordo due cose fondamentali che sono il nostro blog, che lo trovate su www.scienceweberadio.net, abbiamo anche il sito www.scienceweberadio.it che appena avrò un attimo di tempo vorrò rifare, e le nostre email sono: chi volesse scrivere a Science Web TV e Science Web Radio, insomma in linea generale, è info@science.com. Chi invece vuole mettersi in contatto con Ricci Incazzato per i suoi post, per proporre qualche articolo oppure per far sapere il proprio parere, può scrivere a riccio.incazzato@science.com. Chi invece, per quanto riguarda la parte artistica, musicale, può scrivere a Gianluca mandando un'email a gianluca@science.com. Ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito, hanno avuto la bontà di seguirci fino adesso, e ci rivediamo venerdì prossimo, sempre sperando che ci sarete, e anzi che col passaparola farete intervenire più persone. Io da parte mia vi prometto che ce la metterò tutto per mettere su qualche cosa per farvi intervenire con domande oppure con i vostri pensieri. Buon ascolto con i programmi di Science Web Radio e Science Web TV. L'ultimo vi saluto, l'ultimo suggerimento: smettetela di stare zitti, incazzatevi. Bene.